Ciao a tutta la community di Pannistelle, siamo ancora qui, io sono Serena e siamo al quarto tutorial. Dopo aver insomma riscaldato bene la voce, spero che voi vi state proprio mettendo sotto sul canto perché aspetto le vostre voci, aspetto le vostre registrazioni con veramente tanta curiosità. E mi piacerebbe oggi parlare un pochino di più della musica, cioè di quello che è la lingua universale. E vorrei dare anche qualche consiglio ai genitori e a tutte le persone che stanno guardando questo video. Io canto da quando ho 8 anni, sono cresciuta nella musica, nel canto, ho sempre amato tutto quello che riguardava la musica e piano piano insomma mi sono cimentata nel cantare le canzoni più difficili in inglese, in francese, qualsiasi lingua, usciva qualsiasi cosa dalla mia bocca, però con l'esperienza insomma ho imparato un po' meglio a gestire e a controllare la voce, ma soprattutto ho capito che puoi anche essere bravo a cantare, ma ci vuole veramente tanta tanta passione, ci vuole tanto amore, ma soprattutto anche un po' di studio. Lo so che lì c'è già qualcuno che fa così, però è la verità, ragazzi. Io sono qui, insomma, come tutor a dirvi una cosa che magari non volete sentire, del tipo dovete andare a scuola. Ma non è solo dovete andare a scuola, ma se avete voglia di coltivare veramente questa passione che è il canto, che è la musica, prima di tutto ascoltate tutta la musica, tutta. Quella, non so, il reggae, il metal, il rock, la musica classica, che è veramente bella, poi vedrete che con il tempo l'apprezzerete sempre di più, anche a me non mi piaceva quando avevo 10 anni. Ma due, dovete studiare, ma non è che insomma, non è un dovere, perché la musica dovrebbe essere una passione, dovrebbe incuriosirvi, studiare per conoscere il più possibile che riguarda la musica, per poter suonare, per potersi esprimere. Quindi, insomma, sì, lo studio. Due, alle mamme lo dico, mi raccomando. E tre, cantare a squarciagola, sotto la doccia, su un palco, in camera, non importa dove cantate, non importa se vi ascoltano 6.000 persone o vi ascoltano solo 2 persone, l'importante è cantare, perché i sogni si realizzano così. Un bacio dalla vostra Serena. Alla prossima. Ciao.